che nonostante la finanziaria ci mandi a quanto pare buone notizie, che non sono tanto buone, perché la regione ci assegna un finanziamento di 14 milioni e 8 che non sono sufficienti per la vita del teatro. Quindi nonostante l'opinione pubblica si sia in un certo modo tranquillizzata, noi in realtà il teatro è chiuso, il teatro non sta funzionando, perché manchiamo di direttore artistico, di maestro del coro, di direttore tecnico, di direttore degli allestimenti scenici, di capo ufficio stampa. Queste figure dovrebbero essere reintegrate perché gli è stato sospeso il contratto al 31 dicembre, allora in mancanza di finanziamenti certi. Però noi non sappiamo chi debba ripristinare queste figure, perché il commissario che si è insediato da poco è un commissario ad acta, che deve quindi occuparsi della programmazione del 2014, di regolarizzare poi tutti i bilanci precedenti. C'è anche la questione dei nostri lavoratori stagionali che sono a casa da tempo e non sappiamo quando insomma potranno riprendere a lavorare, che sono necessari alla produzione. Quindi noi non siamo affatto soddisfatti di questa situazione, di un terribile impasse che viviamo dal mese di luglio, per motivi che un semplice lavoratore non saprebbe spiegare, perché è stato un conflitto di motivazioni economiche, politiche e anche burocratiche, motivazioni per cui noi abbiamo subito gravi ritardi negli stipendi e anche gravi ritardi nella produzione. Noi siamo cantanti, noi siamo musicisti, noi vogliamo cantare, vogliamo suonare, noi vogliamo fare produzione. E gli abbonati ci chiedono a noi personalmente, perché il teatro non sta dando nessuna informazione. Oggi 16 gennaio, in tempi normali, noi dovremmo essere alla vigilia dell'apertura della stagione, invece non sappiamo neanche quale sarà l'opera dell'apertura della stagione e quando si aprirà. Quindi sentiamo delle voci di corridoio, però. Quindi chiedete risposte concrete? Noi chiediamo innanzitutto risposte concrete, noi chiediamo che si cambi totalmente il modo di gestire il teatro, una cosa che viene da lontano. Noi vogliamo che si ripensi totalmente il modo di produrre e di programmare. E per questo noi chiediamo un cambiamento ai vertici, noi chiediamo le dimissioni della sovrintendente. Quindi un sit-in che dura da quanti giorni? Abbiamo iniziato da qualche giorno, da un paio di giorni, e contiamo di